Milan contro Juve. Signori, siamo divisi nei due team. Io e Ferro milanisti contro Power Refe juventini. Siete pronti? Aspetta un attimo, in che senso Power Refe? Cioè, io sono interista, che vuoi da me? No, aspettate ragazzi, ma voi non ti fate proprio alla pazzia la Juve? Ma col cacchio, bravo, piuttosto fratellone. Veramente vado in, piuttosto vado in piazza nudo a esibirmi veramente come uno spogliarellista. Mai nella vita. Presto vedrete Power nudo per strada, ragazzi. Nel caso denunciatelo, non è un problema tanto per me. E comunque, il problema è un altro: che ogni volta che toccherete un colore che non dovete toccare, cosa che in questa mappa non c'è, quindi state tranquilli, rischierete di andare a shoppare una volta in più delle skin agli altri giocatori. Perché chi alla fine dei round dovesse toccare più volte i colori proibiti andrà a shoppare dei giri di ruota all'altro team. E ragazzi, io ho già visto il rosso qui da qualche parte. Ferro, sai cosa dobbiamo fare noi due col rosso? Non dobbiamo toccarlo. Ecco, esattamente, ed è la cosa che io ho appena fatto. Quindi per ogni volta che lo tocchiamo, raga, qua in alto spawnerà un counter che vi farà vedere quante volte abbiamo toccato i colori che non dobbiamo. Quindi stai molto attento, Ferro, perché qui di bianco e nero non ce n'è, raga. Cioè, letteralmente, il bianco e nero non ci stanno. Penitenza per Best. E ragazzi, indovinate un po' chi andrà a shoppare un bel po' di skin al sottoscritto. Best è Ferro. Ferro, non ti conviene di fare contro i miei, idiota. Noi due siamo il Milan, non so se è chiaro. Ok, è vero, no, non mi era chiaro. E stiamo toccando il rosso per tutto il tempo nella pista. Cioè, raga, io penso letteralmente che sia impossibile. No, senti, siamo su una macchina però. È giusto, è una macchina, è bianca. Aspetta un attimo, Refe Po, la vostra macchina di che colore è? Verde. Era blu, era giusta. Non credo proprio, raga, dopo ricontrolleremo. Signor Refe, qua non c'è neanche nel nero né nel bianco. Ma che facilità per noi, eh. Già vinto la challenge, questi due babbi qua che ci volevano fregare, no? Facendoci fare gli juventini. Nabbi. Vabbè, ragazzi, posso dire una cosa? Dopo tutto, effettivamente, per una squadra che hai visto, che ha vinto 7 Champions, non è nulla questa challenge. Cioè, fidatevi, intanto ti ricordo che io non tifo la Juve, te l'ho anche già detto. Punto numero uno. Io ti ricordo che neanch'io tifo la Juve, quindi siamo qua per caso. Esatto, punto numero due. Comunque, finché mi shoppi le skin, mi va bene tutto. Guarda, non farò. Ma perché tu tifi l'Avellino, giusto, Refizio, se non sbaglio. No, però se non vuoi fare la scena del ladro, ok, devi iniziare a shoppare le skin. Oh mio Dio! Ragazzi, io ho fatto un trick assurdo e mi sono qualificato piuttosto che parlare di mia Juve. Io ho vinto, e voi dove siete? Avete toccato il rosso, idiota? Esatto, 12.000. Davvero? Ragazzi, devo ammettere una cosa: questa volta abbiamo perso noi, quindi dobbiamo andare a shoppare delle skin. E ragazzi, io direi che qua c'è una sfumatura di bianco molto particolare, se non sbaglio. Questa intanto si chiama azzurro, fratello. Non so se te l'hanno mai insegnato a scuola. Questa la differenza. Si chiama azzurro, ragazzi. Questa si chiama azzurro. Mettiamola ai voti, Ferro. Tu cosa ne pensi? È bianco e azzurro? Io penso che sia bianco, quindi io ragazzi, penso che sia azzurro e Poma pensa che sia azzurro. Siamo in quattro, idiota. No, ma i voti dei milanisti valgono di più, è quello il problema che... Facciamo una cosa, ok? Lo scelgono nei commenti. Ah, hai ragione, raga, scrivete qua sotto nei commenti: questo qua è bianco o azzurro? Perché questo determinerà la vittoria in questo round. E raga, qua non c'è nessun dubbio. Ci sono delle palle, ragazzi. Delle palle molto particolari, eh. Ti piacciono le palle? Secondo me gli piacciono le palle. Ha messo sta mappa apposta. Oh, a me non me ne frega niente di vincere la partita. Starò bello che lontano dalle palle. Bravi. Dai, sono lontano anche dalla linea bianca, idiota, ovviamente. Ma l'hai già toccata, ho visto. Ma quando mai? Confermo, ho visto che ne finisce la toccata. Ma ci sono in mezzo. Oh, ragazzi, guardate che gli juventini siamo noi, non dovete rubare voi, ve lo ricordo. Ma in realtà noi possiamo rubare quanto vogliamo. L'importante è che noi, a differenza vostra, non siamo stupidi e non ci facciamo sgamare. Ragazzi, ma voi avete idea di quanti iscritti perderemo solo facendo sto video tra milanisti, interisti, juventini? Vabbè, raga, ovviamente tutto quanto ironico. Cioè, uno può fare la squadra che vuole. Per esempio, io in realtà tifo il Lecce. Tu tifi Lecce. La Salernitana. Raga, attenzione che ci stanno facendo gol. Però, ecco, porca miseria, se i blu prendono dei gol in quel posto, non è il massimo, capite? Se vinciamo con i bot, perché io non sto toccando mezza palla, neanche perché non voglio toccare il bianco. Siete delle seghe, dovete ritirarvi dal Sambol Guys, ve lo giuro. Io peccato che non vedo nessuno fermo, sinceramente. Quindi sono abbastanza sicuro che anche tu stai toccando la palla, stupido idiota. No, ragazzi, no, non possiamo perdere, porca miseria. Ferro, mi vuoi fare un gol? Che tu sei almeno forte. Fammi una rabona. Io ne ho fatti tre, ne ho fatti. Per favore, dai. Golasso. Let's go. Bravi, raga, siete bravissimi. Complimenti. Bravissimi. E adesso però noi comunque non l'abbiamo toccato, quindi non abbiamo comunque penitenza da fare. Vabbè, raga, dopo tutto potete pagare pure l'arbitro per vincere la partita in questo momento, se volete, eh. Ma fratello, non dobbiamo toccare il bianco e il nero. Non l'abbiamo toccato. Che vuoi? Oh, attenzione, qua qualcuno sta toccando. Ragazzi, io vi ricordo una cosa. Voi avete calciato la palla? Sì, ragazzi, la palla è bianco e nero. E voi
voi avete esatto, il nero nei colori. No, idioti, no, ma noi non abbiamo mai toccato il colore nero, mai. Siete delle pippe galattiche, raga. E in più adesso sta pure toccando il nero, quindi, ragazzi, penitenza. Sì, ragazzi, ma vi ricordo che c'è anche il bianco, stupidi idioti. Dai, ragazzi, oh, chi è che è saltato proprio sul rosso? Chi è che è saltato proprio sul trampolino rosso? Dai, best, o è ferro? Non sono stato io, ti giuro. Ferro, complimenti, fratello, bravissimo. Sì, 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 dai, iniziate... Di nuovo, opla. Comunque per adesso direi che in questo round la maggior parte dei colori proibiti è stata toccata dalla squadra dei juventini. Non so se l'avete confermo notato. Ma questa è una ladrata, ragazzi. Questa è una ladrata. Ferro è sul nero letteralmente. Sì, ma i milanisti possono farlo. È quello il problema, capito? Vedete, io ormai voglio E ho vinto io! Let's go! Direi che lo scorso round, ragazzi, è stato vinto dai milanisti molto meritatamente. Gli juventini hanno dovuto scioppare. No, no, nei commenti, ragazzi, per favore, insultate tutti quanti best, perché sta barando palesemente. È incredibile. Ma, in realtà, aspettate, bisogna capire una cosa. Per ora stiamo vincendo veramente tutte le partite solamente noi. Però il non toccare il colore lo stiamo perdendo. La cosa fondamentale tanto è non toccare il colore. E io ho appena toccato il rosso in questi pugni. Che poi, tra l'altro, alla fine la sfida la stiamo facendo io e Refe, basta. Cioè, praticamente Best e Ferro neanche partecipano al video. Ma è impossibile, se no con il Milan. Raga, ho appena visto che siete passati sulla cosa, la linea della fine del bianco e nera. È vero, è vero. Ma non è vero, ma quando? E qua, raga, c'è una svariatezza, una svariatitudine di colori impressionante. Non c'è il nero, c'è il bianco che sono quelle striscette. Noi le saltiamo in chilling. No, Poe l'ha toccata. Replay, ma dove? Ma quando? Vabbè, ragazzi, posso dire una cosa? Adesso stiamo un attimo barando, sinceramente, però Ferro, stai leggendo. Come ci passiamo noi qua? Guarda questa skill. Semplicemente, no, tu vai di qua. Arrivi qui, facci... non esattamente così. Continuate a toccare il rosso, ragazzi. Ragazzi, andate in mezzo a queste rimbalzelle qui, proprio in mezzo. Bravo, Ferro, bravissimo. Così, esattamente così, bravissimo. Vabbè, ragazzi, voi juventini, come al solito, comunque avete pagato chi ha scelto ste mappe. Ve lo posso dire, sinceramente. Ma sei tu che le hai scelte, rincoglionito. Ma comunque, attenzione, perché nel traguardo c'è una striscia bianco e nera che noi saltiamo e non l'abbiamo toccata. Giuro che non ho toccato il nero. E in block dash, signori, qua ci sono tanti colori. Io non vedo l'ora che esca un bel bianco. Con un bel nero. Aspetta un attimo, però non c'è il bianco. Il bianco non esiste, il bianco non esiste. È vero, raga, non ci sono i blocchi bianco e neri qua. What the fuck? Idiota, tu volevi fregare noi, ma alla fine ti freghi da solo. E non ci avevo ragionato sta roba, raga. Cioè, è praticamente impossibile. Beh, cambiamo challenge. Non dobbiamo toccare i colori dell'Italia. No, sto scherzando. Guardalo che già subito, che schifoso, ragazzi. Un vero barone. Ricordo, gli juventini dovremmo essere noi, incredibile. In realtà, raga, in questa scuola qua siamo... Oh, no, Poe lo stava per toccare. Ma cosa vuoi? Ma smetti, Ferro. Dice solo me, Ferro. È incredibile come Poe abbia toccato tutto quello che non deve toccare. Poe, secondo me dovrei scioparci tu, eh. Ah, il blu è un colore della bandiera juventina da adesso in poi, quindi non dovete toccare il blu. Oh, ma questo mi sembra però proprio rosso, sai? No, è rosa, idioti, dai, però... Ma siamo tutti daltonici oggi, cosa succede? Scusate. Chi vince questa partita vince tutto, la gloria, la fama, i soldi, le ragazze. Sì, bellissimo. Let's go, baby, sono primo. Raga, abbiamo vinto io e Refe. Abbiamo vinto io e Refe. Io ho fatto tutti i trick. Beh, però hai toccato bene il nero, facendo i trick, idiota. Raga, siamo nella finale. Vediamo un attimo. Toccheranno o non toccheranno un'altra volta il nero oppure il bianco? Secondo me no, raga. Dobbiamo assolutamente avere questo punto che è più forte. Ragazzi, chi è in finale con me? Non sto capendo. Io, Powazzo. Ma l'ha toccato palesemente il nero. Ma stai zitto. L'ha toccato. Ragazzi, è ovvio, io lo sto toccando. Non so come cavolo fa Poe a fare tutti i trick del mondo. Oh, attenzione, Poe l'ha toccato. Si salva e va a vincere la partita. Beh, però direi le penitenze vengono automaticamente annullate perché ho vinto, quindi ultimo round, signori, ed è proprio in questo in cui io e Refe andremo a distruggere completamente gli altri. E gli altri naturalmente toccheranno altri colori. Non credo proprio, siamo nella specie di pivot push slide, come cacchio si chiama sta mappa. Raga, vi giuro, io non toccherò mai letteralmente un colore che sia né il rosso né il nero. Dato che non c'è né il rosso né il nero, c'è solamente il bianco qua che potete toccare, vero Refe? Quale bianco, scusa? Esatto, io non ho visto nessun bianco. Il bianco del traguardo, porca miseria. Non c'è mai né il bianco né il nero in ste mappe. Ma perché non è possibile sta roba? Last round, signori, dopo lo scorso abbastanza fallimentare, perché ho messo una mappa davvero idiotissima, perché c'erano tutti i colori che non dovevamo toccare. Questa volta di bianco ce n'è parecchio qua per i juventini, quindi state molto attenti, anche perché se non sbaglio questi meteoriti sono neri, o no? Sono palesemente viola, cioè, fratello. Adesso io ti voglio chiedere, dove lo vedi il bianco? Si vede che non siete degli esperti di Istanbul Guys. Andate un pochino
avanti, dopo lo vedrete il bianco, tranquilli, è proprio qui davanti. E attenzione, perché un refiz qua l'ha toccato, se non sbaglio. Ma refiz, ragazzi, è dietro di tutti, ma che vuoi? Cioè, non ho capito. Ma soprattutto, al di là dei refiz, allora, ferro vinto! Let's go, signori! Poo ha toccato tra l'altro il bianco, quindi direi che abbiamo decisamente vinto noi. Mi raccomando, lasciate subito un bel like, iscrivetevi tutti quanti al canale, al mio e quelli della gang. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella, raga.